Come fa? Ve la ricordate? Ischia International School? Pochi se la ricordano, voglio sentirvi tutti, dai, facciamoci sentire, ragazzi. Ischia International School? Woo! I love you! Bravissimi! Dai, facciamo questa grande festa per Artemisia. Sigla! Sulle luci! Noi siamo pronti, andiamo. Ischia ci aspetta. Ci troveremo là. Dove c'è moda, danza e musica. Ci stringeremo in coro. Pronti? Come fa? International School, Ischia International One more time. Ischia ancora una volta. School. La grande festa inizia. Noi siamo pronti, andiamo. Ischia ci aspetta. Sulle luci, ragazzi. Ci troveremo. Facciamo live, dai! Ischia International School! Buonasera! Buonasera a tutti! Bentrovati! Luci, eccoci qua! Light on me! Buonasera a tutti! Finalmente, anche per quest'anno, la seconda fase di Ischia International School Festival giunge al culmine, al clou. Questa è la serata finale per quanto concerne la danza, quindi tutti gli istituti, i licei coreutici che sono pervenuti qui ad Ischia, un po' da tutta la Campania, l'Italia e dall'estero non ancora, forse ci penseremo il prossimo anno. Comunque tutti uniti in un solo nome stasera, infatti, come ogni anno festeggeremo in ricordo di Artemisia, quindi questo è il premio Artemisia. Facciamo un grande applauso alla nostra Misia. E voglio subito salutare Anna, che è qui, la mamma di Artemisia, come ogni anno. Paolo, lo salutiamo, quest'anno è in viaggio di lavoro, quindi non poteva essere qui in questa serata, però, e c'è anche la vice direttrice dell'associazione Artemisia, quindi facciamole un grande applauso. Giusto le note iniziali, poi faremo subito scaldare queste fanciulle, questi ragazzi che si esibiranno questa sera. Il premio Artemisia è dedicato alla memoria di una bellissima giovane ischitana. Misia era una ballerina, ma al pari di tanti altri adolescenti che vivono con gioia la danza moderna, senza per questo nutrire necessariamente sogni di fama e di carriera. In realtà, dedicare a Misia il premio per noi significa ricordare, riconoscere il grande valore del monito di questa ragazza. Con il suo distacco dalla vita è oggi in grado di rivolgere a tanti coetanei che, anche attraverso l'associazione che porta il suo nome, possono imparare a tenersi lontani dalle insidie di quei disturbi del comportamento alimentare, sempre più pronti a mietere vittime nella fragilità dei nostri ragazzi. Mi raccomando, perciò fate sempre tesoro di questi messaggi che puntualmente diamo ogni anno. Mi raccomando, amate la vita, anche se a volte sembra difficile, anche basta pure una canzone, ma attaccatevi a tutto, però amate la vita, alla danza, alla musica, all'amore. Ognuno c'ha il suo veicolo, però sempre la strada che vi porta alla vita, ok? Never give up, come diceva una mia amica, mai arrendersi e mai abbattersi. Facciamo un grande applauso al professor Giovanni D'Amico, forte, forte l'applauso, che ogni anno si divide, si biloca pure, infatti forse lo faranno santo prima o poi, perché si un po' gira di qua, salta di là, per la sua verve, per la sua freschezza, la sua giovinezza, gli farei un altro applauso, perché è incredibile.
Poi voglio anche ringraziare il presidente dell'associazione Tifeo, che ogni anno fa da madrina a tutta Ischia International School Festival, la dottoressa Luisa Graziano, che è qui. Buonasera, presidente. E adesso voglio un grande applauso, fate cadere giù il teatro, perché anche quest'anno per la seconda volta fa da madrina al premio Artemisia una grande vedette, una stella della danza. Lei è L'Étoile, sapete, no? Non è che vi devo tradurre, è la prima ballerina, lo è stata, ma ancora oggi ha le redini di tutto, e l'altra sera vi ha dimostrato, come lo scorso anno, ci ha portato dei numeri pazzeschi, fantastici di danza. Voglio un grande applauso e riaccogliamo qui anche per quest'anno la signora Diana Ferrara, che è la Étoile del Teatro dell'Opera di Roma. Venga, signora Ferrara, giusto due parole per dirci anche le sensazioni che prova quest'anno all'interno del premio Artemisia. Grazie. Sono molto contenta di essere anche quest'anno qui, anche perché io, avendo una compagnia di danza, essendo direttrice, l'ho fondata nel 1985, quasi 40 anni, io amo andare dove si svolgono queste manifestazioni, e soprattutto qui, che ormai ho capito il livello, il bel livello delle vostre scuole, anche per, chissà, cercare qualcuno che può poi entrare nella mia compagnia, qualche giovane talento. Per cui vi volevo dire di presentare i vostri balletti con grande concentrazione, con grande gioia, perché credo che fare la danza è questo che poi dà tanta gioia. E quindi molto attenti, perché io voglio proprio trovare qualcuno che mi può interessare e che forse può interessare anche voi. Quindi mi raccomando, questa sera fate proprio il meglio anche per dare soddisfazione ai vostri insegnanti, che ce la mettono tutta, sono sicura. Grazie e buon lavoro. Grazie signora Ferrara. Lo scorso anno poi lei, perché lei è attentissima, lo scorso anno mi chiedeva i nomi, chi è quello, come si chiama, aiuto, io non lo so, lo andavo a chiedere. Quelli che abbiamo, che avete selezionato lo scorso anno, c'è stato qualche riscontro? Qualcuno magari vi ha... Ho saputo che una ragazza sta lavorando in Germania e poi chissà, forse lì farà il suo, si perfezionerà, poi tornerà facilmente anche in Italia. Però c'è sempre modo di, senza andare tanto lontano. Ma forse un diciamo, andare fuori all'estero apre anche un po' di più la mente sulla, proprio sulla danza, sul lavoro in generale. Perché devo dire, purtroppo mi spiace dirlo, ma all'estero c'è molto più interesse della danza, molto. Siamo veramente considerate delle persone importanti. Non che qui ti dicono, ah, tu balli, allora ti diverti. Ma non è quello. La danza è un impegno molto molto importante, e questo all'estero c'è, per quello che uno vuole sempre andare a fare un'esperienza fuori. Grazie. Come d'altronde tutte le forme di arte, purtroppo in Italia è sempre la stessa storia. Sì, bravo, carino, ok, sì, però all'estero a volte ci esaltano, in tutti i campi, in tutte le... Quindi ragazzi, mi raccomando, impegnatevi al massimo, perché lei nota tutto. Io l'anno scorso ho visto, mentre ero lì tra un numero e l'altro, io vedevo lei che proprio vi fa la radiografia. Perciò mi raccomando, impegnatevi, date il massimo stasera, e chissà, nella vita a volte anche una piccola occasione poi dopo può diventare una grande realtà. Grazie signora Ferrara, buon lavoro. In bocca al lupo a tutti voi, ragazzi. Siete pronti? Siete pronti? Are you ready? Woo! E allora andiamo a salutare tutti gli istituti che sono questa sera presenti all'interno del premio Artemisia qui a Ischia International School Festival. Un grande applauso per l'Istituto Palizzi Boccioni da Napoli. E ancora l'Istituto Alfano Primo da Salerno. Voglio lo stesso entusiasmo uguale anche per, ritornano come sempre puntuali da Potenza, l'Istituto Walter Gropius.
Ed infine un grandissimo applauso anche per l'Istituto da Pompei, Napoli, Ernesto Pascal. E allora, fatti convenevoli, ci siamo un poco raccontati tutto, penso che adesso sia il momento, iniziate a preparare, chissà l'estrazione è stata già fatta, quindi già sanno le loro uscite, è il primo numero, tocca subito all'Istituto Palizzi Boccioni da Napoli. Applauso, forza! Il primo quadro intitolato Unfolding Shapes è la quarta P che si esibisce in questo quadro contemporaneo e voglio un grande applauso per colei che ha creato le coreografie. Monica Di Lorenzo, facciamo un applauso alla professoressa e quindi con un mega applauso andiamo subito ad accogliere sul palco in Unfolding Shapes il Palizzi Boccioni da Napoli e la quarta P. Facciamo più forte questo applauso, era la quarta P, Palizzi Boccioni da Napoli con la coreografia della professoressa Monica Di Lorenzo ha dato il via con questa Unfolding Shapes, un quadro contemporaneo, al primo numero, all'inizio appunto del Premio Artemisia 2023 o 2023, come volete. Andiamo avanti, il secondo istituto a calcare il palco del Cineteatro Excelsior qui ad Ischia è il Walter Gropius da Potenza. La classe quarta adesso si esibisce in un allegro, un classico quindi, coreografato dalla professoressa Antonietta Buccolieri. Diamo il benvenuto e facciamo un applauso al Walter Gropius da Potenza, quarta P. Thank you.
E la magia del classico ha sempre il suo effetto, meravigliose. Vi auguro, signorina, che tra di voi possa esserci una futura Diana Ferrara. Chissà, hai visto mai? Questo è l'augurio che vi facciamo con un grande applauso, mi raccomando, per le ragazze della quarta, in questo allegro. E così anche il liceo Walter Gropius ha fatto la sua prima esibizione. Ricordo ancora, la coreografia era della professoressa Antonietta Buccolieri. E adesso salutiamo anche Lucia Pirozzi e Martina Tamborrino e Maria Pia Sofia, che sono a seguito del Walter Gropius, che vengono, come dicevo prima, da Potenza e che sono delle abitue all'interno del Premio Artemisia e di Ischia International School Festival. Terza esibizione, scende in campo da Salerno l'Istituto Alfano I. Questa è la quarta C. Le coreografie sono di Maurizio Palantonio e ci balleranno un contemporaneo e il titolo è Sophisticate. Alfano I da Salerno. Sophisticated. Sophisticated, il contemporaneo che hanno portato qui sul palco del Cineteatro Excelsior, l'Alfano I da Salerno, la quarta C, e la coreografia di Maurizio Palantonio. Grande applauso a queste splendide ragazze. Prego. E andiamo avanti. Vi ricordo anche che Ischia International School Festival non è solo danza, ma è anche moda. Infatti abbiamo iniziato settimana scorsa con il premio Franceschina, che dà il via alla rassegna Ischia International School Festival. Quest'anno siamo stati baciati e graziati dal tempo, perché abbiamo fatto due serate meravigliose, una a Ischia Ponte e una a Ischia Centro sul inizio di Via Roma, la strada di Franceschina, e quindi c'è stato veramente un momento magico con queste ragazze e ragazzi che sfilavano i loro abiti e le loro creazioni. Poi, dopo la danza che culminerà appunto stasera al termine con il premio Artemisia, avremo
la musica, i licei musicali da domani mattina qui. Purtroppo il tempo ci ha graziati solo per l'inizio, poi quest'anno ha detto no, infatti siamo al cinema, potevamo essere all'aperto, ma è lo stesso, l'importante è far esibire questi ragazzi. Dicevo, da domani mattina ci sarà questa 3 giorni di tutti i licei musicali che da tutta la Campania, l'Italia, vengono qui ad esibirsi. E poi ci sarà domenica sera il Festival della Canzone Marinara. Speriamo che il tempo sia clemente, altrimenti ci esibiremo qui lo stesso al chiuso. Andiamo avanti. Ritorna sul palco il liceo Walter Gropius da Potenza. Applauso! La seconda, anche in questo caso, un quadro classico coreografato dalla professoressa Antonietta Buccolieri e il titolo è Ballet Concert, la seconda dell'istituto Walter Gropius da Potenza. Thank you.
Ed era questo un classico per la seconda esibizione del liceo Walter Gropius da Potenza, la classe seconda. In questo ballet concert e la coreografia, facciamo un grande applauso alla professoressa Antonietta Buccolieri. Bravi ragazzi. E adesso ritornano sul palco di nuovo i ragazzi, in questo caso è la quinta A dell'Istituto Alfano I da Salerno. Guadagnate il palco, è un bel gruppo questa volta. Colei che ha coreografato questo quadro contemporaneo è Viviana Petrone. Quindi la quinta A Correntino, giusto? Allora, vediamo un po' cosa ci balleranno. Bacio feroce. Eh? Siete pronti ragazzi? E allora musica. Alfano Primo da Salerno! Ce li mandiamo in un generico plurale i baci. Tanti baci. Ogni bacio però è a sé, come i cristalli di neve. Non è solo questione di come viene dato, ma come sorge. L'intenzione che lo nutre, la tensione che lo accompagna. E poi, come viene ricevuto o respinto, con quale vibrazione d'allegria, di eccitazione, di imbarazzo si accoglie. I baci hanno una tassonomia precisa. Tra i baci, quelli feroci non sono classificabili. Possono sigillare silenzio, proclamare promesse, impartire condanne o dichiarare assoluzioni. Eppure, i baci feroci occupano sempre tutto lo spazio possibile. Usano la bocca come accesso. La bocca è solo la pozza in cui immergersi per scovare se c'è anima, se c'è davvero altro a rivestire il corpo oppure no. Il bacio feroce è lì, a scandagliare quell'abisso insondabile o a incontrare un vuoto, il vuoto sordo, buio, che nasconde. Baci impressi a stampo sulle labbra per legare anima con anima, il destino tuo e il mio. I baci feroci non vengono né dal bene né dal male. Esistono come le alleanze e lasciano sempre un sapore di sangue. Yeah.
Wow, emozioni forti con questo bacio feroce, quelle che ci ha portato questa sera qui la classe quinta Correntino dell'Alfamu Primo da Salerno, ragazzi. Wow, sono senza parole, bravissimi veramente. E anche questi sono i messaggi che voi giovani dovete dare al mondo: amore, eguaglianza, fratellanza, non differenze, non discriminazioni e no guerre. Bravi ragazzi. E facciamo ancora un grande complimento anche a colei che ha coreografato, Viviana Petrone, appunto questo bacio feroce dell'Alfano Primo da Salerno. E adesso scende in campo per il suo primo quadro, voglio un grande applauso per l'Istituto Ernesto Pascal da Pompei, Napoli! Volevo un grande applauso però, forza, dai, fate sentire il vostro calore e il vostro affetto. Siete pronti? Vediamo un po'. Ischia International School? Ischia International School? Ischia International School? Siete grandi. Allora, salutiamo colei che ha coordinato, colui che ha coordinato il tutto, Alessandro Amoroso. E poi salutiamo anche Giselle Marucci. La loro prima esibizione in questo quadro contemporaneo intitolato Parfum dice così, un attimo solo: mi piacciono i profumi che hanno una storia da raccontare. Nulla sveglia un ricordo quanto un odore. Signore e signori, grande applauso per l'Istituto Ernesto Pascal da Pompei, Napoli. Lecture is rhythm, the beat, the driving force that holds our lives together. Without rhythm, your heart wouldn't beat, without direction, without moods, and without shadings. And so tonight we say, hip hip, chin chin, the rhythm section. We say hip hip chin chin, hip hip chin chin, hip hip chin chin, hip hip chin chin.
Più dei tramonti, più del volo di un uccello, la cosa meravigliosa in assoluto è una donna in rinascita. Quando si rimette in piedi dopo la catastrofe, dopo la caduta, che uno dice è finita. No, finita mai per una donna. Una donna si rialza sempre, anche quando non ci crede, anche se non vuole. Parlo di te, che questo periodo non finisce più, che ti stai giocando l'esistenza in un lavoro difficile, che ogni mattina è un esame peggio che a scuola. Te, l'implacabile arbitro di te stessa, che da come il tuo capo ti guarderà deciderai se sei all'altezza o se ti devi condannare. Così ogni giorno. E questo noviziato non finisce mai e sei tu che lo fai durare. Oppure parlo di te, che hai paura anche solo di dormirci con un uomo, che sei terrorizzata che una storia ti tolga l'aria, che non flirti con nessuno perché hai il terrore che qualcuno si infiltri nella tua vita. O peggio, se ci rimani presa in mezzo tu, poi soffri come un cane. Sei stanca. C'è sempre qualcuno con cui ti devi giustificare. Qualcuno che ti vuole cambiare o che devi cambiare tu per tenertelo stretto. Così ti stai coltivando la solitudine dentro casa. Eppure te la racconti. Te lo dici anche quando parli con le altre. Io sto bene così, sto bene così, sto meglio così. E il cielo si abbassa di un altro palmo. Oppure con quel ragazzo ci sei andata a vivere. Ci hai abitato Natale e Pasqua. In quell'uomo ci hai buttato dentro l'anima ed è passato tanto tempo e ne hai buttata talmente tanta di anima che un giorno cominci a cercarti dentro lo specchio perché non sai più chi sei diventata. Comunque sia andata, ora sei qui e so che c'è stato un momento che hai guardato giù e avevi i piedi nel cemento. Dovunque fossi ci stavi stretta nella tua storia, nel tuo lavoro, nella tua solitudine ed è stata crisi e hai pianto. Dio quanto piangete, avete una sorgente d'acqua nello stomaco. Hai pianto mentre camminavi in una strada affollata, la fermata della metro, sul motorino. E quella notte che hai preso la macchina e guidato per ore perché l'aria buia ti asciugasse le guance. E poi hai scavato, hai parlato. Quanto parlate, ragazzi, siete lacrime e parole. Per capire, per tirare fuori una radice lunga 6 metri che dia un senso al tuo dolore. Perché faccio così? Com'è che ripeto sempre lo stesso schema? Sono forse pazza? Se lo sono chiesto tutte. E allora vai giù con la ruspa dentro la tua storia a 2, a 4 mani e saltano fuori migliaia di tasselli, un puzzle inestricabile. Ecco, è qui che inizia tutto, lo sapevi, e da quel grande fegato che ti ci vuole per guardarti così scomposta in 1000 coriandoli che ricomincerai. Perché una donna ricomincia comunque, ha dentro un istinto che la trascinerà sempre avanti. È un'avventura ricostruire se stesse. La più grande, non importa da dove cominci, se dalla casa, dal colore delle tende o dal taglio di capelli. Vi ho sempre adorato, donne in rinascita, per questo meraviglioso modo di gridare al mondo «Sono nuova!» Semplicemente con una gonna a fiori o con un fresco ricciolo biondo. Più delle albe, più del sole, una donna in rinascita è la più grande meraviglia per chi la incontra e per se stessa. È la primavera novembre, quando meno te l'aspetti. Ci hanno raccontato veramente una storia meravigliosa. Ernesto Pascal da Pompei, Napoli. Facciamo un grande applauso ad Alessandro Amoroso e a Giselle Marucci e a queste ragazze che hanno danzato questo contemporaneo con questi profumi. Io magari delle volte mi sorge una domanda. Quanti profumi ha la danza? Infiniti. Facciamo un applauso. Forza! E adesso torna di nuovo sul palco del Cineteatro Excelsior l'Istituto Walter Gropius da Potenza. E la terza classe che, dirette da Lucia Pirozzi, danzeranno un classico
danzando appunto sulle note di Tchaikovsky. Signore e signori, Walter Gropius da Potenza! Un quadro classico ancora per l'Istituto Walter Gropius da Potenza, la classe terza, con la coreografia di Lucia Pirozzi, danzando sulle note di Tchaikovsky. Brave ragazze. E andiamo avanti, siamo sempre all'interno del Cineteatro Excelsior per questa grande serata di danza intitolata come sempre ad Artemisia, il premio Artemisia 2023 che è giunta adesso all'ottavo quadro. Scende ancora in campo da Salerno l'Alfano Primo. E stavolta tocca alle classi terza B e C. Con un quadro contemporaneo coreografato da Maria Teresa Ruggero è L'Imperfezione. Alfano Primo da Salerno. Thank you.
In perfezione proprio non direi, queste sono perfette, fatele un grande applauso. La terza B e C dell'Istituto Alfano I da Salerno, coreografate da Maria Teresa Ruggero, in questo contemporaneo che si intitolava appunto L'imperfezione. Però avete visto che perfezione, brave queste ragazze. Mi raccomando, cosa vi ho detto all'inizio e cosa vi ha detto anche la signora Ferrara, ballate veramente con tutta la forza che avete dentro di voi, e lei, vede, sta prendendo appunti, quindi sta notando qualcosa, chissà. Andiamo avanti, ritorna sul palco del Teatro Excelsior di Ischia l'Istituto Walter Gropius da Potenza. Fate sempre un applauso enorme a tutti. Questa è la classe quarta, danzerà un neoclassico coreografato da Antonietta Buccolieri e si intitola Black Line. Ladies, gentlemen, Walter Gropius da Potenza, classe quarta. Fate un grande applauso anche alla classe quarta dal Potenza, il Walter Gropius. Era questo l'ultimo quadro, questo neoclassico Black Line, coreografato da Antonietta Buccolieri. Ragazzi, ci ritroviamo tutti dopo per la premiazione e il gran finale. E andiamo avanti, andiamo ad assistere adesso anche all'ultimo quadro per quanto riguarda l'Alfano I da Salerno. Per quest'ultima coreografia contemporanea e coreografate da Francesco Moriello, andiamo in Spagna e ritorniamo Volver. Signori, Alfano I da Salerno.
Volver, il gran finale per quanto riguarda l'Istituto Alfano Primo da Salerno, ragazzi, fantastici. E ci ritroveremo tra poco. Ringraziamo ancora chi ha coreografato tutto ciò, cioè Francesco Moriello, per questo Volver. Bravissimi ragazzi. E adesso ci incamminiamo verso il gran finale. L'ultima esibizione tocca ancora all'Istituto da Pompei, Napoli, Ernesto Pascal. Anche in questo contesto danzeranno un quadro contemporaneo coreografato da Alessandro Amoroso. Ci sono alcune cose che impariamo nella quiete e altre che si rivelano solo nella tempesta. Quando il mare travolge i nostri castelli di sabbia, è lì che vulnerabili battiamo le nostre ali contro la tempesta. Signore e signori, Ernesto Pascal da Pompei, Napoli, in Tempesta. All these things.
Grandissimo finale per l'Istituto Ernesto Pascal da Pompei, Napoli, in questa tempesta con coreografia di Alessandro Amoroso. Facciamo un grande applauso. Fantastici ragazzi, bravissimi. Strike a pose, bravi. Fate un grande applauso, forza, fatevi sentire. Ragazzi, riguadagnate la platea e adesso io richiamerò in ordine di come si sono esibiti tutti i nostri licei che sono intervenuti all'interno di Ischia International School Festival Premio Artemisia 2023. Vengono sul palco, poi consegneremo il premio e guadagneranno l'interno del palco, in modo che alla fine dovremo riuscire a restare tutti insieme sul palco per fare, come ogni anno, un grande saluto ad Artemisia, che mi sto inventando, perché quest'anno non c'è Paolo, non ha portato la sorpresa musicale, però una mezza idea mi è venuta, vediamo se riesce. Tenete tutti quanti i cellulari a portata di mano, perché faremo un po' di atmosfera e dedicheremo un piccolo pensiero ad Artemisia. Allora chiamo sul palco con me coloro che dovranno premiare. Voglio un grande applauso per Anna, che è la mamma di Artemisia. Vieni Anna, e poi c'è anche la responsabile della Fondazione Artemisia. Facciamo un... Oh, ragazzi, un applauso, forza, grande! Anna è timida, non parla molto, poi si commuove facilmente, io le prometto sempre che non le faccio dire tanto. E c'è Paolo che vi avrebbe fatto la solita lezione quest'anno, magari ve l'ho accennata io all'inizio, e vi ripeto solo una cosa ragazzi: voletevi bene, vogliatevi bene, al primo cenno di un piccolo problema qualunque esso sia, parlate con i vostri genitori, con i vostri docenti, con i vostri amici, non state in silenzio, ok? Mi raccomando, la vita è bella e dovete volervi bene. Chiamo sul palco il presidente dell'associazione Tifeo, la dottoressa Luisa Greziano. Un applauso. Prego, dottoressa. E chiamo sul palco l'étoile, la prima ballerina del Teatro dell'Opera di Roma, la signora Diana Ferrara. Eccola qua. Venga. E adesso il palco è completo, chiamo anche il professor Giovanni D'Amico. Vieni Giovanni, sì, devi stare qui perché dobbiamo premiare tutti gli istituti. Innanzitutto voglio far spendere due parole, Anna vuole ringraziare appunto, e poi ci sarà la signora che è lei, la responsabile dell'istituzione, dell'associazione, non mi scappa la parola, intitolata ad Artemisia. Anna. Buonasera a tutti, ringrazio tantissimo Giovanni D'Amico con l'associazione Tifeo e grazie a tutti di esserci. Grazie mille. Passo la parola alla vicepresidente dell'associazione Artemisia. Buonasera, innanzitutto grazie per l'evento a nome di Artemisia, grazie a nome di Paolo che non c'è, ha delegato noi. La cosa che mi viene da dire è: meno male che non dobbiamo votare noi, perché ragazzi siete stati bravissimi. Grazie. Grazie per chi ci sostiene e grazie per la bella serata.
Sempre un piacere ricordare così Artemisia. Allora, adesso, signora Diana, vuole dirmi qualcosa? Ha notato qualcosa? Beh, mi sono piaciuti moltissimo, soprattutto alcuni gruppi, perché avevano un'intensità, una forza veramente bella. Quindi faccio complimenti in generale un po' a tutti, veramente. Bravi, bravissimi. Grazie, facciamo ancora un grande applauso all'Étoile Diana Ferrara. Adesso arriva il professor D'Amico che consegna una targa ricordo alla signora Diana Ferrara. Facciamo un grande applauso. Premio Ischia International School Festival consegnato dalle mani di Giovanni D'Amico e della dottoressa Luisa Graziano dell'associazione Tifeo. Ah, tutti insieme, venite, venite, venite. Giovanni, vieni. Voglio che vi giunga anche il saluto del nostro presidente, dottoressa Luisa Graziano. Quest'anno le sue impressioni per quanto concerne appunto. E ogni anno migliora sempre di più, ogni anno c'è sempre più intensità e in questa manifestazione, nello specifico, ognuno di noi si ritrova e ci mette il cuore e ci mette l'anima. Innanzitutto siamo mamme e quindi praticamente Artemisia è la figlia di ognuna di noi. Ognuno di voi avete messo il cuore, andreste premiati singolarmente, non in gruppo. Purtroppo non è possibile, ma speriamo che magari negli anni successivi ci sarà la possibilità di premiarvi uno per uno per la passione, per l'impegno, per la fatica, per la dedizione, per l'amore e soprattutto per il pensiero che ognuno di voi ha verso Artemisia e verso la mamma di Artemisia. Grazie. Grazie alla dottoressa Luisa Graziano. E adesso noi restiamo tutti qui, ci mettiamo un pochino più avanti. Venite, eccoci qua. Venite tutti voi. Chiamo l'Istituto Palizzi Boccioni da Napoli. Venite sul palco tutti a ricevere il premio. Monica Di Lorenzo, la coreografa, è qui e riceverà il premio appunto dalle mani di Anna, la mamma di Artemisia, ed è il premio Artemisia 2023 Ischia International School Festival per l'Istituto Palizzi Boccioni da Napoli. Monica Di Lorenzo è qui. Eccola. Professoressa Di Lorenzo riceve il premio a nome dell'Istituto Palizzi Boccioni. La foto. Perfetto. Restate, ragazzi, mettetevi in fila tutti quanti sul fondo del palco in modo da dar spazio a tutti. Se avete cellulari con voi, perché dopo facciamo... Sì, volete mettervi più in qui? Va bene, ok. E adesso... Chiamo l'Istituto Walter Gropius da Potenza con Lucia Pirozzi, Martina Tamborrino, Maria Pia Sofia e Antonietta Buccolieri. Prego, guadagnate il palco e riceverete il premio Artemisia 2023 dalle mani di Anna. Ecco gli alunni, tutte le classi che si sono esibiti, vorrei anche i docenti, i professori, prego. Io mi sposto per farvi guadagnare il palco. Adesso arrivano tutto l'Istituto Gropius con i loro insegnanti. Eccola, facciamo un grande applauso. Antonietta Buccolieri, Lucia Pirozzi, Martina Tamborrino e Maria Pia Sofia ricevono il premio Artemisia 2023 Ischia International School Festival. Guardate tutti le telecamere e il fotografo per la foto, grazie. Ok, grazie mille. Restate qui sul palco, per favore. E adesso l'Istituto Alfano I da Salerno, le classi che si sono esibite, i coreografi, i professori Maurizio, Paolo Antonio, poi Maria Teresa Ruggero ed infine Francesco Moriello sul palco per ricevere il premio. Facciamo un applauso,
Bravissime ragazzi. I professori, per favore, vengono a ritirare il premio dalle mani di Anna, il premio Artemisia 2023 all'Istituto Alfano I da Salerno. Venite, venite, venite. Foto, ragazzi, tutti vicino per la foto, per favore. Non fatevi male, piano piano, piano piano, ragazzi. Un attimo, ecco. Guardate tutti il fotografo, grazie, via, ciak. E voilà, un grande applauso ancora all'Alfano I da Salerno. Ragazzi, rimanete qui, lasciate lo spazio adesso per l'istituto che arriva da Pompei, Napoli, Ernesto Pascal. Venite ragazzi, accompagnati da coloro che li hanno coreografati, Alessandro Amoroso, Giselle Marucci. L'istituto Ernesto Pascal da Pompei, Napoli, ricevono anche loro dalle mani di Anna, la mamma di Artemisia, il premio Artemisia 2023. Venite ragazzi tutti vicini per la foto. E chi sono? Cioè? Ragazzi, guardate il fotografo per la foto, grazie. Ed eccoci qua. Se rimanete anche voi adesso un po' un filino più indietro sul palco tutti insieme, accendete tutti quanti le vostre luci dei cellulari. Io prego di nuovo la signora Diana Ferrara, presidente Graziano, Anna, venite signora anche dell'associazione Artemisia, tutte qui vicino a me, mi metto al centro, vicino, ecco, fra voi due, eccoci qua. Spegniamo un attimo le luci per favore, e voglio solo le luci dei cellulari, e facciamo questo piccolo ricordo per Artemisia. Non c'è base musicale, io non so, aveva una canzone preferita, Misia? Vabbè. Una, te la ricordi? Mettere la notte. La notte di Arisa? Oh mamma mia, ragazzi, ve la ricordate? Allora, come faceva? Vediamo un po'. Ma quando arriva la notte, resto sola con me, la testa d'arte va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà, la testa poi continuerà. Ciao Artemisia! Grazie, facciamo ancora un grande applauso ad Anna. Sono fuori allenamento, non canto da secoli, però per Artemisia me la sono inventata così. Il prossimo anno, se Dio vorrà, faremo di nuovo una grande festa già preparata prima. Le cose spontanee a volte sono quelle più belle. Io ringrazio ancora tutti, la signora Ferrara, ringrazio ancora il nostro presidente Luisa Graziano, ringrazio Anna, la signora che è la vicepresidente dell'associazione Artemisia, ringrazio Francesco, il professor Giovanni D'Amico, ringrazio tutti gli istituti, anche quelli che sono stati ieri e sono partiti, tutti i professori, i ragazzi. Fatemi un applauso grande, facciamo un applauso grande ad Artemisia. Un applauso speciale a Mino, grazie. È sempre un piacere, Anna, lo sai. Grazie mille, e appuntamento con il premio Artemisia 2024 al prossimo anno all'interno di Ischia International School Festival. Ragazzi, piano piano scendete dal palco, non fatevi male. Pronti? Lo facciamo live, dai. Ischia International School Festival.